Abbiamo proposto oggi una contromanovra molto dettagliata, con coperture, costi, tempi di implementazione, perché politica si fa così, non si va in piazza sulla manovra, si propone quello che tu pensi sia giusto. E quello che noi pensiamo sia giusto è che, in primo luogo, questa manovra distribuisce mancette a tutti, ma fallisce su due punti essenziali. Primo, il welfare, la sanità è a pezzi. La sanità è a pezzi e la spesa sanitaria con questa manovra e nei prossimi 3 anni e la NADEF raggiungerà un meno 15%. Questo vuol dire che già oggi i tempi per fare un TAC, che sono 13 mesi, si allungheranno. Gli italiani oggi spendono 40 miliardi e rotti per saltare le liste d'attesa. Questa è la vera emergenza su cui vanno messi i soldi. Insieme al welfare familiare, su cui la Meloni fa un intervento molto ridotto perché servono 6 miliardi, aveva promesso 6 miliardi e noi mettiamo 6 miliardi. Fine, ci sono altri provvedimenti, il ripristino di impresa 4.0 come era con l'allargamento all'ambiente, la cancellazione del reddito di cittadinanza e il ritorno al REI, che era molto più efficace e copriva la platea giusta, quelli che non possono lavorare. E infine un cambiamento totale sull'approccio alle bollette. I crediti d'imposta non funzionano perché le piccole imprese e le famiglie devono prima pagare e poi vengono rimborsati. Noi proponiamo di usare gli stessi soldi per mettere un tetto al costo delle elettricità e al costo del gas, che di fatto lo diminuisce del 50%, con gli stessi soldi, stessi identici soldi. E quindi io quello che chiedo a Giorgia Meloni è un incontro nelle prossime ore. Cioè lei dall'opposizione chiede un incontro alla Premier? Sì, penso di sì, perché se l'opposizione deve essere costruttiva, deve cercare di migliorare le cose, non giocare al tanto peggio tanto meglio, e quindi abbiamo sempre fatto così. Però ha evocato la piazza, avrà visto che sia 5 Stelle che il PD invece si stanno già mobilitando, come Azione Italia Viva no? No, perché non è questo il modo in cui si fa politica. Io non credo che tutti mobiliti, loro si stanno mobilitando senza spiegare cosa farebbero loro. Ma in che paese al mondo succede? Cioè tu dici io mi mobilito, ma per cosa? Perché non mi piace quello che ha fatto la Meloni, ok. E tu cosa vorresti fare? Questa è la domanda da porre. Sennò la politica italiana diventa sempre solo una serie di urla e di rumore a cui non segue mai un'azione.